L'editrice Claudiana crea libri dal 1855. Ma come nasce un libro Claudiana? Nel libro italiano c'è un coinvolgimento diretto, diciamo, tra la casa editrice e l'autore, per cui il libro nasce nella collaborazione, si spera proficua, tra casa editrice e autore. L'autore e l'autrice naturalmente ritiene che il libro che abbia proposto, che stiamo pubblicando, sia il libro più importante del mondo. Per noi, sotto certi punti di vista, lo è, ma abbiamo una produzione di 50 titoli all'anno, per cui sono 50, se volete, creature per noi, mentre per l'autore è l'unica creatura. Il libro tradotto ha invece degli aspetti diversi, sia in fase di produzione che di costi. Noi esaminiamo il libro in casa editrice in versione originale, decidiamo se tradurlo o meno, lo commissioniamo a un traduttore e questo ha dei costi rilevanti. La Claudiana negli ultimi anni ha cercato di spingere molto la produzione italiana, che appunto è meno onerosa, però non si può esimere dal tradurre testi fondamentali del protestantesimo. Non da ultimo le fonti del protestantesimo, Lutero, Melantone, Calvino, che in Italia non sono disponibili. Tra l'altro queste traduzioni, diciamo, molto particolari, perché vengono pubblicate col testo originale a fronte, ci danno anche grosse soddisfazioni. Abbiamo ricevuto un premio straordinario della traduzione da parte del Ministero dei Beni Culturali e la cosa ci ha fatto molto piacere. Molti ritengono che le collane siano una suddivisione di un catalogo di una casa editrice per argomenti. Non è del tutto corretto, sicuramente l'argomento è un criterio della collana, ma principalmente le collane sono uno strumento commerciale, cioè una casa editrice con una collana cerca di comunicare al proprio cliente, al lettore finale, una serie di informazioni che sono utili per la scelta del libro. Faccio un esempio: se noi prendiamo la nostra collana Spiritualità, una delle ultime nate, già con il nome indichiamo che cosa pubblichiamo in questa collana. Il formato indica al lettore che potrà attendersi un libro non impegnativo, perché è un formato piuttosto piccolo, di taglio datascabile, per cui il lettore già si immagina un libro accessibile e facilmente leggibile. Contemporaneamente, se ne ha letto uno della collana Spiritualità, sa esattamente che cosa si può attendere negli altri volumi. Ovviamente saranno altri autori, altri temi, però è chiaro che un messaggio viene veicolato. Se invece prendiamo una collana, diciamo, più elevata, la Strumenti, per fare un esempio, il lettore sa già che si può attendere dei libri di livello universitario, dei manuali per lo studio, per l'approfondimento. Questo è il senso vero della collana. E quello che ci si augura è che un libro riuscito in una collana porti il lettore o la lettrice a esaminare anche i libri successivi che usciranno in questa collana e di conseguenza avere maggiori probabilità di venderli. Io dico sempre che fare un libro è relativamente facile, venderlo è molto più difficile. C'è una cosa che non tutti sanno: si potrebbe pensare che una casa editrice vende i propri libri a un lettore. E questo, sotto certi punti di vista, è vero, in parte accade con le cosiddette vendite dirette, vendite per corrispondenza o vendite su internet, ma principalmente una casa editrice vende a un libraio. Questo significa che noi abbiamo un processo di mediazione in cui compare una figura che ci supporta e ci aiuta, che è appunto il libraio. Questo vuol dire che da un punto di vista di marketing noi sicuramente dobbiamo tenere presente quello che è il nostro pubblico finale, il lettore, però dobbiamo anche tenere presente i due step intermedi che sono il distributore e il libraio. Il reminder è un'invenzione, se così si può dire, della Claudiana di qualche anno fa. Normalmente la vita di un libro è la seguente: la casa editrice pubblica un libro, lo mette sul mercato, lo vende. Per il meccanismo che dicevo prima, cioè che il nostro acquirente è un libraio, è a tutti gli effetti una tentata vendita, cioè noi mettiamo il libro in libreria e speriamo che il lettore o il cliente della libreria lo acquisti. Ovviamente succede che noi mettiamo fuori un determinato numero di titoli, se questi non vengono acquistati il libraio ha diritto a renderli alla casa editrice. Che cosa succede? Che dopo un certo periodo,
per libri che magari non hanno avuto il successo sperato, abbiamo delle rese e abbiamo delle giacenze in magazzino. Abitualmente che cosa fa un editore? Fa il macero, quello che viene chiamato il macero, cioè i libri vengono distrutti e la carta viene riciclata. Questo mi sembra un modo pessimo di utilizzare un libro a fine vita, se così posso esprimermi, e per cui noi abbiamo pensato che volevamo metterli a disposizione dei nostri lettori in una maniera diversa, e allora prendiamo i libri che hanno esaurito la loro funzione commerciale e li rimettiamo in vendita al cliente finale a un prezzo di copertina che è il quarto di quello precedente, cioè uno sconto del 75%. L'esperienza ci ha insegnato che questa operazione, diciamo, di accompagnamento del libro alla sua morte, al suo esaurimento, è molto apprezzata dai nostri lettori e a noi permette di evitare quella fine che proprio non ci piace, che è il macero.